che già nel 1500 a Farindola c'erano tre scuole. Nella prima si impara di fare alla lotta, nella seconda di suonare il corno e nella terza si impara il modo di affrontare l'orso. Tra le fitte selve che si distendono ai piedi della catena del Gran Sasso, i pastori avevano un solo modo per richiamare le greggi e localizzarsi l'un l'altro: l'uso del corno. Farindola sembra aggrappata a uno sperone roccioso a 530 metri di altitudine. Un antico borgo fatto di vicoli silenziosi in cui vivono circa 1800 abitanti. Però riesce a interrompere il silenzio, perché qui c'è ancora chi sa lavorare il corno, come Franco, che porta avanti un sapere antico come la sua pazienza. Adriatico che si vede all'orizzonte mitiga il clima e favorisce le colture del farro e del grano e aiuta l'erba per il bestiame, che è fatto soprattutto di pecore. Le campagne si sono gradualmente spopolate e i lavori che garantivano un guadagno maggiore sono diventati un'attrazione difficile da ignorare, ma oggi a Farindola l'amore per la terra continua ed è ancora intatto nonostante tutto. Siamo alle pendici del Gran Sasso, circondati da monti ricchi di boschi e di sorgenti d'acqua. Qui due pastori custodiscono delle eccellenze alimentari che appartengono al patrimonio dell'Abruzzo e non solo, dell'Italia intera. Da maggio a novembre, Carlo conduce le sue pecore al pascolo sulle alture di Rigopiano, porta d'accesso naturale a Campo Imperatore. Il suo è un pascolo piccolo, e tutto il lavoro lo svolge a mano. Insieme agli allevatori della zona, Carlo porta avanti la morra, una tradizione centenaria. Quando è pronta l'erba da mangiare, i pastori devono riunire tutte le pecore, o come si dice qui, risalire, e poi prendersene cura a turno. Così possono lavorare insieme e unire le energie. Oggi è il turno di Carlo. Il mio lavoro è stato una scelta mia. All'inizio i miei genitori facevano già questo lavoro. Magari mi ci sono trovato in mezzo da bambino, da ragazzo. Però poi è stata anche una scelta mia, perché una volta cominciare a passare gli anni potevo anche scegliere di fare un altro lavoro, ma ho preferito fare questo lavoro perché mi piace un lavoro indipendente, contatto con la natura, con l'ambiente, con gli animali. Per produrre un latte di qualità, la pecora ha bisogno di mangiare chissà quanti tipi di erba. Allora, la pecora alla pagliarola con cui facciamo il formaggio è una pecora molto rustica, si adatta a tutto, al pascolo, e quindi è capace di produrre mangiando solo quello che trova spontaneamente nel prato così spontaneo, senza erbe seminate o coltivate. Normalmente in mezzo al gregge viene messo sempre cani di sesso diverso, perché ognuno ha una caratteristica.
I maschi stanno più all'esterno del gregge, le femmine tendono sempre a rimanere all'interno, così c'è una maggiore copertura. Il lupo condivide da sempre questo territorio con i pastori e con le greggi. È un predatore, ma questa terra è anche sua. Una pecora anziana o malandata che rimane dietro al gruppo difficilmente può sfuggirgli. I pastori lo sanno e una volta identificata la pecora predata possono chiedere un risarcimento al parco. Ecco, dove si vede la lana, una pecora che è stata predata dai lupi tempo fa. Quella è stata presa lassù in mezzo al bosco e poi qui se l'è spolpata. Normalmente il pastore, anche se non vede la carcassa, però dove trova la lana si rende conto che qualche pecora è scomparsa e poi comincia la ricerca per vedere se si può trovare qualche goccio di vernice per sapere di chi è sta pecora, però qui non risulta finora. A Farindola, lavorare la terra significa rafforzare il legame con un passato centenario, ma è anche il solo modo che garantisce a chi vive qui di sopravvivere. Carmine, detto Minuccio, ha 87 anni, è un pastore come lo era suo padre. Ed è innamorato del suo lavoro. Vive nella contrada Vicenne, insieme a sua moglie. Mentre lui è nei campi, sua moglie rattoppa la bisaccia logorata dall'uso quotidiano, uno strumento da lavoro che è una vera e propria eredità. La famiglia se la tramanda da 150 anni. Ma vedo queste, sono fatte Minuccio si prende cura del frutteto in un ripido pendio che gli garantisce alcuni dei prodotti tipici della zona, pere e soprattutto mele. Carlo è uno dei pochi che ancora oggi lavora e produce come da tradizione il pecorino di Farindola, un formaggio pregiato, non a caso presidio Slow Food, che si produce in quantità limitatissime in una ristretta area del versante orientale del massiccio del Gran Sasso. Perché è un lavoro che pochi vogliono fare, perché non esiste ferie, non esiste giorni di festa. O piove o nevica, gli animali vanno accuditi e quindi questo a volte rende questo lavoro sgradevole per molti giovani, perché dice: ma io se un giorno non voglio andarci, loro hanno bisogno tutti i giorni. Il pecorino, oltre ad accudire le pecore, bisogna mungerle a mano. Da giugno in poi, tutti i giorni, Carlo e la moglie mungono dalle 30 alle 35 pecore. Fermati, dai. Negli anni 80 la produzione di pecorino era destinata a un mercato locale molto ristretto. È stato sempre apprezzato per la sua bontà,
ma il prezzo scendeva continuamente a causa della concorrenza dei prodotti industriali che usavano il latte pastorizzato. Slow Food ha il merito di riscoprire l'eccellenza di questo prodotto e salvarlo. Nel 2002 nasce il Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Pecorino di Farindola, che trova grande sostegno nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Ci sono il frutteto e la produzione del pecorino, ma Minuccio non si accontenta. Preservare le tipicità del parco per lui è quasi una missione. Così coltiva anche la turchesa, una varietà di patata antica che rischiava di scomparire. Il suo nome è dovuto al colore viola intenso. Nel 2000 un progetto dell'ente parco portò alla scoperta di pochi tuberi conservati nelle mani di un anziano contadino e la patata turchesa è tornata a vivere. Si semina a maggio e si raccoglie a ottobre. Poi si conserva come da tradizione al buio nelle cantine, fino al momento in cui verrà cucinata. Come la patata turchesa, anche il pecorino di Farindola, soprattutto quello fatto artigianalmente, stava per scomparire. Questa volta il merito del suo recupero va alla sapienza delle donne, protagoniste della bontà di questo formaggio. La fiscella, rigorosamente di vimini, il latte crudo, sale e caglio di maiale. La parte più scura, apri lo stomaco, c'è la parte più scura, si lava bene bene, si stacca, si fa a caldo, insomma, appena ammazzato il maiale. Si mette, ed è una piccola pellicina, non è che... Ci si mette il sale abbondante e si lascia riposare, si mette in frigo, per esempio un ammazzo un maiale, due, tre, mette tutto là. È una cosa che viene da generazione. Mia nonna faceva questo, mia mamma faceva questo. L'ho imparato perché l'ho visto fare. Il latte viene scaldato sul fuoco fino a diventare tiepido. Poi, per coagulare il latte, si aggiunge il caglio di maiale, peculiarità assoluta di questo pecorino a livello mondiale. Ora lo faccio con la mano per sentire quanto deve essere caldo. Quindi questo lo tolgo e lo faccio con la mano. Questo già è diventato questo un po' caldo. Il caglio è fatto mettendo in infusione alcune parti dello stomaco del suino adulto con sale, vino bianco, aceto e qualche spezia. Dopo quasi un'ora il latte è cagliato. Con le mani si rompe la cagliata, si gira, si versa nelle fiscelle di vimini fatte a mano e si restringe con le mani. Con la fiscella di vimini si scola meglio e la fibra è naturale. A questo punto il pecorino viene salato sopra e sotto, lavato e asciugato accuratamente. Inizia quindi il lungo e paziente lavoro di stagionatura sui graticci di legno. Le forme vengono girate ogni mattina e pulite dalle muffe nei primi giorni, quindi si procede a spalmarle periodicamente con l'olio di oliva locale. Dopo circa 3 mesi di stagionatura sugli scaffali, le forme vengono riposte in armadi o casse di legno, ma ogni tanto vanno rigirate e unte, e questo per circa un anno. Noi portiamo il chiuso. La ritualità dei gesti accompagna ogni tipo di preparazione, persino quella di una ricetta semplice come le patate al coppo, purché si tratti di patate turchesa. La moglie di Minuccio conosce molti modi di cucinarla, perché è un tipo di patata che si presta a diverse cotture. Penso mai saporita, basta. Ora ci mettiamo un po' di cipolle, così dove sta la cipolla ci sta il rosmarino. Il coppo era il metodo più usato in passato, un coperto dai bordi alti posto sulla teglia che conteneva il cibo.
Oppure si mettevano le patate direttamente sotto la cenere per poi mangiarle con tutta la buccia. 20 minuti. 20 minuti e corre. Però poi c'è un po' di più perché è una solata. Così, pur non conoscendo ancora i tanto rinomati antiossidanti, i contadini sfruttavano al meglio le virtù dei loro prodotti. La turchesa in particolare ha conservato intatte le sue proprietà, grazie al fatto di essere una varietà antica mai modificata. Sono secoli, infatti, che questo tipo di patata sfama generazioni di contadini, con il vantaggio di poter essere coltivata fino a 1600 metri di altitudine. È buono. Sono fatto buono. Buonasera. Questa pepe è una tramoia stessa come questa. La tenacia di uomini come Minuccio e Carlo è lo specchio di un territorio severo e apparentemente impervio, come quello che si snoda alle pendici del Gran Sasso. Ma è questo a renderlo l'ambiente perfetto per prodotti come la patata turchesa e il pecorino di Farindola, unici al mondo.